Buon compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi volevo parlarvi di un film originale Netflix dal titolo Outlaw King. Ma prima mettete un bel mi piace così sulla fiducia e un'iscrizione ed ora possiamo anche iniziare. Da un po' di tempo balenava in me l'idea di iniziare questo film, perché mi è comparso sulla homepage di Netflix da tanto tempo ed è anche il mio genere, quello che mi piace particolarmente, ma avevo tanto materiale ancora da vedere e lo lasciai in stand-by. Finalmente ho avuto modo di vederlo e non ne sono rimasto deluso. Molti di voi avranno visto il grande cult intitolato Braveheart, Cuore impavido, quelli che tutti se lo sono visti ragazzi, con Mel Gibson, e questo è praticamente, in termini poveri, il proseguimento della storia. Infatti narra i fatti successivi alla morte di William Wallace. In effetti è proprio la vista del cadavere, o meglio di un brandello del corpo squartato, anzi no, era la gamba, di Wallace a mettere in moto la rivolta di Robert Bruce, che decide di raccogliere attorno a sé altri nobili scozzesi per ribellarsi agli inglesi e riconquistare la Scozia, di cui poi diventerà finalmente re. Io, essendo un fan accanito, come molti di voi sapranno già, dei piani sequenza, sono rimasto subito piacevolmente sorpreso, perché già nei primi minuti di film c'è stato un piano sequenza dalla durata di circa 10 minuti che consta anche centinaia di comparse, quindi pensate quanto sia difficile, e faranno vedere anche in azione una catapulta incendiaria che attacca praticamente un castello, quindi avevo l'hype alle stelle e subito ho capito che questo film sarebbe stato un grandioso film storico. Ed è stato così, un bellissimo film che consiglio a tutti, veramente. Una delle negatività più grandi che troviamo appunto nel film Outlaw King è il fatto che la caratterizzazione delle forze in gioco è assolutamente banale, squilibrata, diciamo, gioca un po' di parte, perché divide rigidamente i suoi personaggi in buonissimi e cattivissimi, senza sfaccettature di contorno. Non c'è gente magari un pochino meno cattiva, un pochino più buona. No, o sono angioletti o sono veramente bastardi. Non mi sono piaciute però altre due cose: il re e la sua donna divisi dalla guerra che gridano al cinema classico con la solita storia d'amore e melenza, e secondo, il villain con il complesso del padre così esplicito. E il villain è abbastanza bidimensionale, cattivissimo e basta. Vabbè. Comunque ragazzi, la fotografia, la regia, forse anche ai grandissimi posti incontaminati della Scozia, sono fantastici, quello niente da dire. Amo molto come è stata resa registicamente, ma pecca un po' la sceneggiatura. Ma purtroppo non si può avere sempre la perfezione registica, la perfezione assoluta, e quindi va bene così. Ho saputo anche che il film precedentemente durava ben 2 ore, poi per fortuna hanno deciso di tagliare ben 20 minuti prima di distribuirlo su Netflix. Forse 2 ore per un film del genere erano tante, troppe. Ora, riallacciandomi a ciò che ho detto prima, cioè i personaggi bidimensionali divisi in buoni e cattivi, hanno reso Robert Bruce, cioè il futuro re di Scozia, troppo buono. Un angelo sceso in terra, del tutto fuori luogo poi. È anacronistica come cosa, è impossibile. È coraggioso, tenace, con uno spiccato lato umano e persino romantico, e il suo decidere di non consumare subito il matrimonio per far sentire la sua nuova sposa a suo agio è certamente inverosimile. Invece Edoardo II è il villain che potremmo desiderare di vedere in un libro di fiabe o in un film della Marvel, ma non in un film che premette una fedeltà storica. Ragazzi, è capriccioso, sadico, arrogante, con gli alleati, è cattivo, è crudele persino con il padre. Cioè ragazzi, c'è veramente comodo nel gladiatore?
stessa cosa. A questo punto credo che i personaggi secondari siano quasi più caratterizzati dei primari. Ma la cosa più figa del film è la battaglia finale, che è girata in maniera eccezionale, con un'attenzione per il territorio e la strategia di guerra che permette di creare una sequenza di un realismo feroce e che ha molti rimandi con la battaglia dei bastardi in Game of Thrones. Quindi, a conti fatti, è un bel film? Sì, è un bel film. Ha dei difetti? Certo, ne ha tanti. Lo consiglio? Ovvio che sì, lo consiglio tantissimo. Vedetelo, ragazzi. Io consiglio vivamente se vi piace il genere, non resterete assolutamente delusi. E se vi è piaciuto Braveheart, non potete perdervi questo film. Ok ragazzi, io spero che questa recensione vi sia piaciuta, mettete un bel mi piace se così fosse, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Fate i bravi, non vi truccate, ciao, ciao, ciao!